Salve a tutti, siamo alunni dell'Istituto Comprensivo di Colorno e ci troviamo qui per presentarvi il nostro paese, piccolo ma ricco di storia. Colorno si trova in provincia di Parma, a pochi chilometri dalla città e a pochissima distanza dal grande fiume Po, nella Bassa Padana. La storia di Colorno è legata ai Farnese, ai Borbone e a Maria Luisa d'Austria. La grandezza di questo passato è testimoniata da alcuni edifici, come l'Ariccia Custo Storico Parco, la Cappella di San Liborio, l'originale oratorio di Vedole e il Duomo, appena instaurato dopo i danni causati dal terremoto. Oggi puntiamo l'attenzione su questa particolare costruzione, l'aranciaia. Anticamente era detta coperto degli agrumi per inverno. Infatti era la serra invernale che serviva per riparare i vasi di agrumi che ornavano il giardino della reggia. Costruita nei primi del Settecento per volere dei Farnese, l'aranciaia è giunta fino ai nostri giorni con la sua struttura originale. Certo, c'è stato bisogno di qualche restauro, ma è qui da ammirare, compatta ed elegante. Al piano terra si trova un ampio locale con il soffitto a volta. Se saliamo per questa particolare scala, raggiungiamo gli spazi del primo piano. Ma c'è dell'altro. Recentemente, all'interno dell'aranciaia, è stato allestito il MUPAC, Museo dei Paesaggi di Terra e di Fiume. La denominazione è strettamente legata alla caratteristica del nostro territorio, fatta di un'ampia pianura, di argini e di corsi d'acqua, il Po, il torrente Parma e il Lorno, da quale deriva il toponimo Colorno. Una visita al museo permette di conoscere aspetti del mondo popolare contadino di un tempo, quindi di valorizzare anche la cultura locale. Cosa contiene il museo? Entrate con noi e lo vedrete. Raccolti qui oggetti che ci ricordano la vita quotidiana dei tempi passati, di un mondo ormai scomparso. Sono oggetti legati all'agricoltura, alla pesca, all'artigianato e all'alimentazione. Soffermiamo proprio su questa sezione del museo perché abbiamo la possibilità di fare quattro chiacchiere con un esperto del settore. Bentrovata signora Adele, possiamo farle qualche domanda? Lei si definisce una cuoca o una restora? Né l'uno né l'altro, una donna che sa da mangiare. Com'è nata la sua passione per la cucina? Imparato dalla perpetua di un prete che mi ha insegnato a mangiare e a farla mangiare. Qual era il menù dei giorni di festa? I cappelletti in brodo, il bollito con la salsa, con i peperoni e il prezzemolo. E invece cosa mangiava la gente tutti gli altri giorni? Molto male, dei minestroni e delle uova, perché non c'era altro. Quali erano gli ingredienti più comuni e dove si compravano? Gli ingredienti più comuni cos'erano? Il pane, la pasta, la polenta, si compravano. In campagna qualcuno ce l'aveva, se no non c'erano i supermercati, nei negozietti. Quali sono le sue ricette preferite? Dal primo all'ultimo, antipasti primi, secondi e dolci. Quali ritiene i piatti più popolari o più caratteristici di questa zona? Pasta resa e la vece. Come si fa a fare la pasta? Dipende, Nani, per i cappelletti 10 uova, 1 chilo di farina, per i tortelli 7 uova, 1 chilo di farina. E poi cosa devo fare? Le torte? No. Cosa devo fare? Beh, le torte non te le dico perché è un mio segreto e dopo impari e io non insegno a nessuno. Ringraziamo e salutiamo la signora Adele che ci ha fornito notizie interessanti. Ed ora, con le sue indicazioni, andiamo a realizzare questi piatti della tradizione. Ci aiuteranno in questo gli chef della Scuola di Cucina Internazionale ALMA, che si trova in un'ala della Reggia. L'alta gastronomia apre le porte alla cucina popolare. Non sappiamo di quanti cuochi disponesse Maria Luisa d'Austria per i suoi banchetti. Noi oggi ne abbiamo due,
ma eccellenti, lo chef Cristian Broglia e Giovanni Buonanno. Con loro prepareremo un primo piatto della cucina semplice ed un secondo di molte verdure e poca carne, tipico della cultura contadina. Dunque, all'opera! Pasta rasa, cook bowl, il dosi per 4 persone, duetto ad formai bon rasu, duetto ad pan rasu, di cuocere ad farina bianca. Quattro intrigue, un po' di sel, una grata di legna a nostra moscheda, un litro abbondante ad brodo ad mans. Dopo la rasì con una rasora da formai, a sora in tavlera di legno, appena spolvera e farina. La sila sugher ben, per so quanti ori, ed ogni tanto accordiva smesderla. Quando al brodo al boia ben, butti la so. Dopo 4 minuti le pronta da innestrare, bella calda e con una buona dose di formai buon parmigiano reggiano. La vecia, cook vol, tripom da terra mica troppo gross, dosi goli, un pevron rosso, un pevron geld, tutto macchi maduri, trieto di pis o les vansè, oli, sal e pepe. Come si fa? Tagliare la verdura a toclè. Mettere i sigoli con l'oli in dava della l'erga per farci per arroz. Ter poca alla volta i pevron e pom da terra. Mes der da spes. Mo miga tritare pom da terra. Dopo gvamisi il tomacchio e il sel. Mes der ancora. E po zonter la carna pista. Smes der da ben. Dopo su quanti minuti, smorsare il fuoco, giustare il sel e buon appetito! Speriamo di aver sollecitato l'attenzione dei bangustai, ma anche di aver incuriosito quelli che apprezzano il paesaggio, l'arte e la storia. Nel nostro paese c'è tutto questo, vi aspettiamo con l'orma!